Sabato, finalmente, dopo tantissimi anni di attesa, è stato annunciato Victoria 3, il sequel del gioco che proveremo oggi, che è Victoria 2, perché non c'è un miglior momento per ritornare in Victoria 2 che subito dopo l'annuncio di Victoria 3. In questa partita giocheremo con la Valacchia e cercheremo di formare la Romania e di portare la Romania allo status di superpotenza mondiale. Stiamo usando l'Historical Project Mod e andiamo subito a sistemare alcune cose. Dunque, Show Government Decision, ok. Choose the School, ok. Hitex School ok, for the local government no, change border policy no, open disable anarcho no, unlock rising, questo va bene così, no, enable easter egg sì. Disable loro project 7 no, open disable banca 7 no, spawn Occitania no, enable minimod no, remove starting royal party no, disable disable backfield no, localize the province name sì, disable trade policy decision no e ok. Perfetto, chiudiamole e togliamo questo. Perfetto, questo era solamente il setup del mod, quindi ora andiamo a vedere. Scegliamo come prima tecnologia Malthusian Tot. Start research, perfetto. E partiamo al volo. Allora, come Valacchia partiamo con una serie di problemi grossi, naturalmente. Siamo un paese occidentale ma molto arretrato, con appena il 4,3% di scolarizzazione, quando l'optimum per industrializzarsi è al 50%. Abbiamo solo lo 0,70% della popolazione intellettuale, che sono quelli che servono per la ricerca scientifica, e l'optimum sarebbe 2, però avendo solo il 4% della popolazione in grado di leggere e scrivere, praticamente dovremmo portare tutti quelli che sanno scrivere a diventare scienziati o anche diventare nell'amministrazione. Come vediamo, anche l'amministrazione è un bel disastro. Infatti, cercherò di arrivare all'1% con gli intellettuali e dopodiché mi concentrerò sull'amministrazione. Per il momento possiamo abbassare le spese militari. Vabbè, la marina l'ho abbassata, ma in questo momento non abbiamo il mare. Perché abbasso le spese militari? Perché siamo sotto l'Impero Ottomano, siamo nella sua sfera di influenza e non siamo uno Stato indipendente, siamo sostanzialmente un vassallo. Uno dei nostri primi obiettivi sarà appunto renderci indipendenti dall'Impero Ottomano. Siamo in questo momento 64esimi al mondo. E naturalmente siamo ancora molto lontani dall'idea di avere delle imprese. Arriviamo almeno al primo livello di tecnologia e poi cominciamo a ragionare se cominciare subito a costruire un'industria, anche se in questo momento non abbiamo tanti operai a disposizione. Perfetto. Su cosa vogliamo concentrarci? Siamo logicamente indietro sull'industria, per il momento tralasciamo
l'esercito e la marina soprattutto, il commercio ci potrebbe aiutare. Questo potrebbe aiutarci a migliorare il nostro standing, ma io continuerei nella strada dell'educazione. Prima acceleriamo l'educazione, meglio è. Continuiamo così. Siamo già all'81% di intellettuale, più o meno siamo ancora. Siamo un po' sbilanciati, possiamo aumentare le tariffe però. Ecco, così andiamo in attivo. È importante accumulare un po' di soldi inizialmente perché con questo grado di istruzione non abbiamo capitalisti sostanzialmente, quindi dovremo costruire industrie statali e tenerle aperte a suon di sovvenzioni. Quando la situazione migliorerà e magari anche conquistando qualcosa attorno a noi, potremo cominciare a pensare di prendere qualche capitalista. Siamo all'85% degli intellettuali. Intanto diamo un'occhiata al mondo. Abbiamo logicamente l'Austria, gli ottomani, la Russia, la Francia. Cominciamo a usare un po' i nostri punti diplomatici, aumentando le relazioni con la Russia, con la Francia. E anche con la Prussia direi. L'Austria no, perché l'Austria ha metà delle nostre a metà della Romania sostanzialmente, ovvero questo è un nostro possibile core, il Banato, Western Transylvania, Eastern Transylvania, tutti i nostri pezzi, ovvero i pezzi che sarebbero ungheresi ma che sono in questo momento sotto l'Austria. L'Italia è ancora divisa in staterelli, il Texas è indipendente e siamo nel 1838. A questo punto siamo al 91% di intellettuali e allora cerchiamo di aumentare il nostro prestigio piuttosto che avere una serie di pacifisti. Gli si è sbloccata una cosa, dissolve the upper house, dissolve the upper house. No, non ci serve, la tolgo in realtà. Ok, siamo già saliti al 30° posto solo con questo aumento di prestigio e il posto in classifica ci aiuta in questo gioco nel mercato. Il mercato è gestito completamente in maniera automatica, si può gestire manualmente, ma è praticamente un inferno. Non ci sono vere ragioni per farlo a meno di avere delle carenze molto grosse in qualche materia, cosa che non sta succedendo. Siamo ancora perfettamente in attivo. E a questo punto ci stiamo avvicinando all'1% di intellettuali. Ok. A questo punto. A questo punto poi potremmo cominciare a dedicarci. No, probabilmente la prossima tecnologia che potremmo ricercare è l'idealismo, perché è quasi il 40. Le filosofie sono importanti perché aumentano di parecchio i punti di ricerca. E come immaginabile, considerando che partiamo molto indietro e non abbiamo molti scienziati, la velocità di ricerca sarà quello che ci darà un minimo di vantaggio, un minimo di speranza di poter competere con le nazioni maggiori. E fortunatamente possiamo stare protetti in questo primo momento sotto
l'ombrello dell'Impero Ottomano. Questo è l'unico, la diplomazia è l'unico valore, è uno dei pochi valori mana che c'è in questo gioco, ovvero che si accumula e si spende come una valuta, altre sono logicamente le valute. E l'altro valore mana sono la capacità coloniale che non penso che riusciremo a usare in questa partita, perché partiamo molto svantaggiati per lo scramble verso l'Africa, però spero di poter prendere qualche colonia all'Impero Ottomano in qualche guerra. Guerre che comunque non avremo per almeno i prossimi, si spera, 20 anni. Pulisco un po' i giornali che non abbiamo letto. Questo punto siamo all'1% di ricerca, mettiamo un momento in pausa e passo da questi ai burocrati. Perfetto. Vedremo che molto rapidamente l'amministrazione comincerà a salire. Qui l'optimum è 1% di burocrati, siamo lo 0,1. Hanno alzato le tasse. Alziamo le tasse, che tanto non si lamenta nessuno. Beh, poi che non si lamenti nessuno. Comunque, a questo punto il 72% riesce a prendere le sue necessità e il 28% colma anche gli everyday. Possiamo andarlo a vedere qua. Questi sono i bisogni colmati. Come vediamo, i nostri burocrati stanno benissimo, hanno il 100% delle live need, il 75% degli everyday need non hanno tè e caffè, naturalmente, roba da importare. E l'85% dei luxury need, anche se devono logicamente spendere un bel po' di soldi. Effettivamente potrebbe essere utile anche diventare amici dell'Inghilterra, però qualche nemico dovremmo farcelo a un certo punto. Increase relation. La Russia è la seconda potenza al mondo in questo istante dietro il Regno Unito, cosa che non succede, non terrà per molto perché la Russia è abbastanza lenta a industrializzarsi. Abbiamo scoperto il positivismo, a questo punto io direi che possiamo cominciare il nostro gioco industriale con il primo livello delle ferrovie. E se siamo vicini al 100%, no, siamo solo al 14%. Però cominciamo a costruire un'industria. Abbiamo i soldi. Dovremmo avere i soldi. No, non abbiamo i soldi, costano ancora un'ira di Dio in questo istante. Allora, una buona scelta iniziale potrebbe essere il vetro, perché richiede solo il carbone ce l'abbiamo nel nostro territorio. Tutto il resto richiede in questo momento importazioni. Materiale di costruzione sarebbe un'altra cosa importante da fare, ma non ricordo quale. Allora, farm. Invention, production, questo ti permette la machine parts, queste le acciaierie,
questo è il fertilizzante, nessuna cosa che serve immediatamente, però ci potrebbero servire questi bonus della produzione di carbone e la produzione agricola. Abbiamo delle possibili riforme? No, non ci interessano per questo momento. Ok, ora dovremmo avere abbastanza soldi per un'industria. Glass Factory, Bills. Come funziona la produzione? Questo è quello che produciamo nel nostro paese. Pecore, carbone. Poi facciamo del cemento, è fatto da degli artigiani. Un po' di vetro, anche questo fatto dagli artigiani. I contadini producono del grano, c'è un po' di vino fatto dagli artigiani e un po' di bevande sempre fatte dagli artigiani. Ogni tanto gli artigiani trovano un po' di legno e fanno anche qualche mobile se serve. Logicamente, con la rivoluzione industriale andremo a cercare di soppiantare i nostri artigiani con le industrie. Non abbiamo tantissimi artigiani, andiamo a vedere la popolazione. Gli artigiani sono 23.000 contro i contadini che sono 217. Allora, vediamo dove sono. Gli artigiani sono il 5%. E ora cominciamo già a avere i primi disoccupati, ovvero della gente che si sta assiepando di fronte alla fabbrica in costruzione, ben 10 persone. Ok, ci siamo quasi. Andiamo a vedere a che punto siamo con i nostri burocrati. 43% e siamo al 0,4. L'industria è aperta. E logicamente non parte benissimo perché non abbiamo molti operai. 8 operai in tutta un'industria non sono sufficienti per lavorare, quindi sta lavorando in perdita, ma è completamente foraggiata come industria, completamente mantenuta dallo Stato. Abbiamo l'Experimental Railroad e quindi possiamo metterci a costruire ferrovie in tutta la regione. Le ferrovie danno un bonus generale all'industrializzazione. Cosa vogliamo fare adesso? Idealismo. Il primo obiettivo è cercare di prendere la Moldavia. Per prendere la Moldavia c'è una decisione che è l'unione delle corone della Valacchia e della Moldavia che richiede l'arrivo al nazionalismo e imperialismo. Nazionalismo e imperialismo è sotto political thought, ideology thought, state and government. Nazionalismo e imperialismo. Come vedete ci sono una serie di scelte contrastanti e non si può fare tutto in un colpo solo. Per il momento siamo un partito reazionario che ha anche la maggioranza del Parlamento, dato che non si sta votando. Poi passeremo probabilmente a un partito liberale. Abbiamo solamente 6 operai. La prima industria non ha tirato fuori logicamente molte persone dai campi, anche perché appunto uno dei requisiti degli operai preferibile è che siano un minimo educati,
che sappiano leggere e scrivere. A questo punto proverei a abbassare le tariffe perché vedo che cominciamo ad avere problemi di mercato e ripaghiamo il debito. Qui stiamo scendendo. Allora, costruiamo un po' di esercito, non tanto per dover fare guerre, ma perché aumenta il nostro prestigio internazionale. No, il problema è che perdiamo prestigio perché siamo una nazione vassalla. Vabbè, ok, qui intanto siamo arrivati al 100% e abbiamo, penso, dei burocrati. Noi scienziati siamo allo 0,98, quindi ritorniamo a produrre scienziati intellettuali che comunque ci aiuteranno anche a far salire la literacy. E adesso toccherà cominciare a lavorare un po' sul prestigio, perché altrimenti non riusciremo ad arrivare abbastanza in alto tra le nazioni per, diciamo, sopravvivere sul mercato. Infatti in questo momento abbiamo dei problemi sia con le life need che con il resto. Ok. E piano piano penso che la nostra nazione verrà influenzata dal liberalismo e questo ci permetterà di fare delle riforme che poi cambieranno completamente lo Stato, ma cercheremo di rimanere una monarchia che ci darà la possibilità di scegliere chi governa il paese autonomamente, in modo da poter spostare l'economia da centralizzata, da capitalismo statale a un'economia mista in cui i capitalisti potranno fondare le loro imprese e noi sostanzialmente sovvenzionarle. Non ci leveremo praticamente mai dalle sovvenzioni se non verso la fine del gioco, quando l'industria comincerà a funzionare veramente da sola. A proposito di industria, siamo arrivati a ben 23 dipendenti. Che comincia a crearsi la ferrovia, espandiamola anche negli altri punti. Il bonus della ferrovia è qua e aumenta dell'8% la produzione dell'industria dello stato in cui è. Allora, praticamente gli stati, noi siamo uno stato unico con 6 province. I miglioramenti si costruiscono sulle singole province e le industrie invece sono su tutto lo stato. Decline. Ah già, e facciamo ancora un giro di diplomazia.
La Francia è in guerra, quindi... Ma... Cerchiamo di spingere un po' i liberali. Oh, cosa è successo? Siamo finiti in una guerra. Ecco, non me ne ero neanche accorto. Allora, siamo in guerra con... Ottomani, Moldavia, Valacchia e Tunisi contro Francia e Egitto per la liberazione di Adana, la guerra più inutile che ci potesse essere coinvolti, ma purtroppo abbiamo i francesi in casa. Preferito di no, se anche i nostri cari amici ottomani venissero a darci una mano, intanto ci tocca spendere un po' di soldi. Alziamo il turista, alziamo sinceramente io ritirerei su questo dato, perché noi non abbiamo fortificazioni, non le ho costruite. E di solito non le costruisco, soprattutto con nazioni con così tanti problemi. Ecco, stiamo qui e cerchiamo di... L'unica cosa che dobbiamo sperare è che in questa guerra non ci si infili qualche menata strana del tipo che... perdiamo qualcosa noi. Se perdono degli stati in Africa ci importa veramente poco, però potremmo anche vincerla sta guerra, no, non la vinciamo quasi di sì. Vabbè, intanto guardiamo i nostri scienziati che punto sono. Oh, sono 2,16, perfetto, a questo punto possiamo finalmente dedicarci agli operai. Ok, la guerra è finita. Vediamo se ci dice qualcosa. I giornali... No. Vediamo che cosa è successo. Vabbè, ha vinto la Francia, Tigris. Pazienza. Non so neanche esattamente cosa ha perso il nostro overlord. Ok, a questo punto, come dicevamo, cominciamo con gli operai e ritiriamo sulla velocità e direi che per una prima puntata abbiamo avuto fin troppe emozioni, persino una guerra prima del 48. Allora, ritiriamo giù le spese militari e le tariffe, cerchiamo di... Ecco, finalmente cominciamo ad avere un po' di operai. 900. Il secondo passo logico dopo aver costruito un'industria di vetro, intanto il nostro prestigio dovrebbe cominciare a salire. Andiamo giù per questa via qua, perché ci interessa anche appunto nazionalismo e imperialismo. E a questo punto, con questa ricerca avviata, per la giornata di oggi direi che abbiamo visto abbastanza, la partita per il momento sta andando bene e continuiamo
continueremo domani con a vedere il destino della Romania.